bellissimo sorriso dalla Spagna con furore, possiamo dire. Dalla Spagna con furore. Sì. Sì, spiegaci perché. Perché? Perché siamo tornati vincitori di un concorso importante a livello internazionale. Sì, ma non di ping pong. Non di ping pong, ma bensì di paella. Esatto, sì, assolutamente sì. Una paella fatta su ruote come facciamo sempre noi. Piegala. Voi siete Matteo e Veronica. Una coppia felice nella vita, però ancora più felice sul vostro track. Assolutamente sì, condividiamo vita normale di tutti i giorni e il lavoro. Beh, non è facile come sembra, ecco. Non è facile però fare la coppia. La coppia. Sì. Cucinare però è più facile. Cucinare è bello, quindi quando è bello diventa anche facile, diciamo. Senti, e quando lavorate di solito per quante persone cucinate? Possiamo cucinare per 10 persone come per 1000, dipende da quella che è, se siamo in fiera, l'affluenza della fiera, se siamo un evento privato, un evento privato. Abbiamo fatto anche matrimoni da 400-500 persone, cene private da 10 persone, anche magari con menù più diversi, più ricercati. Quello dipende, cerchiamo sempre di accontentare il cliente, perciò da quelle che sono le sue richieste. Poi è logico che quando si va in delle piazze importanti, ad esempio come città grandi, come può essere Modena, lì si arriva a fare anche magari 700, 800, 1000 persone. Senti, parliamo di paella, però catalana, valenziana, maremmana, toscana, la milanese, cioè fate anche variazioni sul tema o classiche? Noi siamo specializzati nella paella di marisco, quindi paella di mare. Però, per esempio, abbiamo vinto il premio su una paella non di mare, quindi ci stiamo muovendo per riuscire a fare al meglio tutti i tipi di paella. Senti, e ad esempio per fare un evento privato per 40-50 persone, non mi interessa parlare di prezzi, però gli ingredienti, la spesa, la preparazione, il tempo, che problematiche ci sono per mettere a tavola il vostro prodotto? Allora, per i clienti pochissime, perché ce le accogliamo tutte noi. Per noi diciamo che insomma è un po' il nostro lavoro, quindi più che problematiche diciamo che è una questione di organizzazione. Una volta che siamo ben organizzati, poi è anche un piacere accontentare il cliente, rendere bello l'ambiente, rendere piacevole lo stare a tavola e anche il mangiare, perché bisogna che insomma quello che andiamo a mettere nei piatti sia buono e di qualità. Senti, le curiosità ovviamente sono tante. La qualità del riso, che il riso è il riso principe per la vostra preparazione? Allora, noi usiamo il riso Thai Parboiled, quindi abbiamo fatto diverse prove prima di riuscire a trovare il riso giusto che potesse fare al nostro caso, e per noi il top nel nostro lavoro è il riso Thai Parboiled. Soprattutto in fiera, perché è un riso che deve tenere molto la cottura, stando davanti alle persone magari a volte capita che non c'è l'affluenza subito ma deve conservarsi per magari anche mezz'ora, perciò serve un riso che non scuoce. Quando andiamo magari invece a fare l'evento privato usiamo, se la paella viene consumata subito usiamo un riso differente a seconda di quello che andiamo a fare. Spesso anche la qualità del riso può cambiare. Ecco, gli eventi di food con il track ormai cominciano ad essere diffusi in tutta Italia. Che località avete girato? Allora, non tutte, almeno alcune. Sì, noi giriamo il centro nord Italia, siamo stati in posti meravigliosi come può essere Rovereto, come abbiamo girato talmente tanto. Noli, l'Alta Liguria, molto bello. Sì. Ogni posto ha sempre una sua particolarità. L'Emilia Romagna l'abbiamo girato tutto. Dai paesini di mare sulla costa ligure, nell'entroterra, nell'Emilia. Ogni posto. Forse è anche uno degli aspetti più belli anche del nostro lavoro, girare il nostro bel paese. Assolutamente sì, abbiamo scoperto posti che non di cui non sapevamo neanche l'esistenza, eppure veramente meravigliosi. Nella cucina ovviamente si parla sempre di rivisitazione, ma voi qualche rivisitazione sul tema riso e paella? Stiamo mettendo in
cantiere con il nostro maestro in Spagna, una rivisitazione della paella da proporre però in Spagna, una paella fatta con il fango, quindi una paella tipica toscana, che prende sì il nome paella, però con ingredienti tipici toscani. E quindi stiamo studiando su questa... I pezzettini di rosticciana, chissà cosa. Sì. Ancora non svegliamo tutto, già abbiamo detto l'ingrediente principe, il fango. E come la chiamerete? Sempre paella. Ma il farro esiste e viene utilizzato in cucina anche in Spagna, al di là della paella? Rarissimo. No? Si può trovare, ma come magari da noi possiamo trovare una spezia tipica spagnola, ma in un negozio di settore o magari ordinandola online, però non è un prodotto che viene utilizzato quotidianamente. Ecco, e cosa ci beviamo con la paella in generale? La birra, il vino? Assolutamente sempre la sangria. Ah, la sangria. Assolutamente, sempre accompagnata da un buon bicchiere di sangria. Uno solo, tre? Beh, diciamo, vorremmo mantenermi... Anche perché è diluito il vino, quindi poi alla fine... Sì, va giù molto tranquillamente, sì, assolutamente. E noi diciamo che... È tutto, insomma, abbiamo fatto diverse ricerche per, diciamo, fra virgolette, essere quasi perfetti, perché teniamo molto alla qualità dei nostri prodotti, e forse il nostro successo dipende molto dallo studio che c'è stato dietro. Benissimo, io vi ringrazio per questa chiacchierata. Grazie. Ovviamente, parlando di track, ci manca la prova su strada. La faremo. Faremo a provare, vi inviteremo a Montecatini. Benissimo, a presto, ciao, grazie. Ciao a tutti.